2007. Ritrovare le ragioni dell'essere democratici e la finalità che si prefigge l'evento in programma domani a Pescara alle 17.30 nella sala del Cinema Sant'Andrea. Assemblea popolare organizzata per favorire il contributo di Pescara e dell'Abruzzo al dibattito nazionale sulla fase congressuale che sta vivendo la comunità larga dei democratici italiani. Apertura affidata a Luciano D'Alfonso, interverranno il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Chiusura con Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera dei Deputati. Il segretario PD dell'Unione Comunale di Pescara, Antonio Caroselli. Qual è la ratio di questa iniziativa, il senso? Noi dobbiamo ritrovare le ragioni dell'essere democratici e domani lo faremo con una grande assemblea pubblica, facendoci aiutare da esponenti di spicco nazionale come Michele Emiliano, Dario Nardella, Deborah Serracchiani. Questa iniziativa si inserisce in un percorso congressuale di ridefinizione della nostra piattaforma programmatica e di allargamento a tutto il mondo del centro-sinistra. Abbiamo bisogno di discutere insieme, di trovare le ragioni per discutere e quindi proveremo domani insieme anche al nostro onorevole Luciano D'Alfonso e tanti esponenti locali e cittadini del Partito Democratico di provare anche a sedimentare un pensiero nuovo, originale, con il quale affrontare le prossime sfide che ci attendono. Il PD deve cambiare passo? Il PD deve cambiare passo, deve ritrovare un'identità democratica e tutti noi siamo impegnati affinché questo avvenga. Il partito si sta riorganizzando per trovare le priorità della città di Pescara, del nostro Abruzzo. Domani vogliamo dimostrare quello, una grande assemblea pubblica per ritrovare il contatto con la gente. Che comunque c'è sempre. Che c'è sempre e che ci sta aspettando.